La Junior Fasano scrive un'altra pagina di storia dello sport fasanese, vincendo per 26-32 sull'Apoel Ejad in gara 2 del secondo turno della European Cup, ribaltando il risultato di gara 1, e per la prima volta guadagna l'accesso alla fase successiva di una competizione internazionale. Nella bolgia della palestra Zizi, partita a ritmi serrati, con la formazione israeliana che inizia meglio, per poi essere rapidamente agguantata e superata da Capitan Messina e compagni. Compagine rossonera resta attaccata ai pugliesi fino al 19-20 del 36esimo, vedendo in seguito gli avversari accrescere gradualmente il proprio vantaggio sino al 21-26, firmato al 45esimo da Davide Notarangelo, che nella circostanza si è scontrato col portiere avversario e costretto ad abbandonare il match per un colpo al capo. Nonostante questo infortunio, la Junior non si scompone e al 51esimo tocca anche un più 6, stroncando definitivamente le velleità degli israeliani. Al suono della sirena il tabellone segna 26-32 nel tripudio dei sostenitori biancazzurri, entusiasti del successo della storica qualificazione al terzo turno della European Cup in programma tra il 3 e l'11 dicembre. Un'altra grande prestazione del Fasano. Sì, anche ieri abbiamo fatto una prestazione superba, soltanto che non avevamo raccolto quello che meritavamo. Oggi siamo stati perfetti, i ragazzi avevano una voglia incredibile, volevano raggiungere questo traguardo e sono veramente felice per loro. Una dedica? Una dedica alla squadra, perché si è compattata da un periodo un po' difficile e sta reagendo alla grande. Quando c'è da soffrire, il Fasano c'è sempre. Sì, siamo abituati a questo. Grandissimo. Siamo abituati. Oggi, dopo tanto tempo, si è sentita quella cosa. Abbiamo messo in atto quello che abbiamo fatto negli anni passati. Non ho parole, non riesco a parlare.